Benvenuti ragazzi in un'altra storia di successo. Abbiamo un'altra persona speciale, una professionista che non vedo l'ora di presentarvi, che si è impegnata davvero tanto. Mi conosce da un po', quant'è? Un annetto, un annetto. Un paio d'anni, Un sì. paio d'anni, un paio d'anni e ha fatto un bellissimo percorso. Vi presento Sara Leoni. Di cosa ti occupi, Sara? Allora, Giusto per dare io sì. un'introduzione, chi sei, cosa fai? Io sono un agente immobiliare, ma non mi piace definirmi agente immobiliare perché io non vendo le case, ma mi occupo di persone che devono vendere o comprare casa e quindi li aiuto durante tutto un lungo processo che può cambiare in base all'esigenza dei clienti, lavorando proprio anche sulle emozioni che le persone hanno in questo periodo e posso farlo perché anche io stessa ho avuto delle esperienze sia positive che negative su questo settore, e perché poi la casa è un ambiente dove tutti viviamo, per cui è molto importante scegliere quella giusta. Assolutamente. Una domanda che mi piace sempre fare è come ti sei avvicinata al mio mondo, al nostro mondo? Perché alcuni no, sono un po' diffidenti quando vedono i video, dicono ah, ecco il fuffaguru, ecco no, il solito formatore, il solito coach, non conoscendo ovviamente no, magari me e quello che faccio. Tu come ti sei approcciata a questo mondo? Cioè, come è stato il Ma io processo? devo ringraziare il Covid in realtà, Ah. perché mi sono approcciata a te in quel periodo, non avrei mai avuto l'occasione né il tempo, perché pensavo di non avere il tempo, di seguirti, e non avrei mai neanche pensato di poter fare un corso, andare fuori, lasciare la famiglia, il lavoro, assolutamente. Quindi devo ringraziare quel periodo, che è stato un periodo sì di crisi, ma nello stesso tempo di riflessione su me stessa, dove ho capito che tu potevi aiutarmi. C'è scattato qualcosa e guarda caso io ti ho conosciuto proprio per il video del tempo, cioè Ah, quello è stato ok. il primo che mi ha scattato qualcosa. Ho detto ok, bisogna Via del approfondire. tempo, ha iniziato a seguirmi e Sì, poi a un certo punto ho proposto esattamente. Ma l'evento. è durato in realtà molto poco perché io ti ho seguito su Fuori dal Fango, per cui Ah, poi dopo ok. da lì ho iniziato, mi sono iscritta subito a tutti gli eventi che mi hai proposto, quindi uno dietro l'altro, Una perché fumbollata. ho capito sì che era quello giusto. Ok, figo. Quando tu hai conosciuto il nostro mondo e hai deciso di iscriverti, avevi già fatto altri corsi di questo tipo, crescita personale, o era proprio la prima No, è volta? la prima volta che faccio crescita personale. Ho sempre studiato tanto in realtà nella mia Ok. vita, ho fatto tanti corsi anche Per sul il mio tuo settore. settore, assolutamente, però no, sulla non avevo proprio l'idea che esistesse questo mondo Ok. e non Quindi che avevo neanche. aspettative avevi? Cioè, quando mi hai conosciuto, poi cosa pensavi? Cioè, prova a ritornare un attimo. Allora, in realtà io ho pensato di iscrivermi non per me, ma per cambiare il mio compagno, Ah, certo. perché la relazione in quel momento non andava e non facevo altro che vedere che io avevo comunque cambiato un lavoro, ma lui no, e lo vedevo comunque un po' imprigionato in questo lavoro da dipendente, e quindi l'ho fatto per Ah, lui. quindi alcuni discorsi che io facevo, tu dicevi, dovrebbe sentirli Sì, lui e cambiare esattamente. E solo che la prima cosa che hai detto è: non puoi cambiare chi non vuole essere cambiato. Ho ammazzato, ho detto ok, c'è qualcosa che non va. E da lì ho capito soprattutto che. poi se giudichi tanto i comportamenti di qualcuno è perché un po', no, ce l'hai nascosti dentro Ma infatti di è quello. Poi mi sono resa conto che comunque quello che io criticavo e lui che vedevo in lui nel modo in cui si approcciava al lavoro, in realtà lo stavo facendo anch'io e l'ho sempre fatto, cioè buttarmi tante ore sul lavoro e far diventare il lavoro un fare. Cioè era diventato un fare e quindi una situazione che a me produceva stress, a me e a tutta la famiglia. Io queste sono le cose che piano piano ho capito. Eri contenta quindi del tuo lavoro quando hai iniziato il percorso? C'era qualcosa che volevi Allora, cambiare o migliorare? Come stava andando? in realtà il mio lavoro mi piace, mi piaceva anche prima, però Ok. ero proprio intrappolata nel loop del fare. Cioè mi sono resa conto che Cioè, ero. intendi che non riuscivi ad ottenere dei Non risultati riuscivo migliori ad ottenere o? risultati, cioè i risultati erano pochi, ma ero tanto affaticata, cioè Ok, lavoravo quindi comunque ottenevi poco tanto, ma lavoravi sì, tanto. lavoravo tanto, non avevo un metodo probabilmente, o lavoravo tanto e ero proprio concentrata sulle cose da fare, non su come ottenerle, su come Questo è raggiungere un gli errore poi obiettivi. comunissimo, che ho fatto anch'io e mio padre tantissimo, l'ho visto, infatti poi io ho replicato, giudicando lui replicavo il suo comportamento, no? Perché è così. E non basta fare, io ad esempio ho visto mio padre fare tanto, ma veramente tanto.
sacrificarsi tanto, lavorare tanto eppure non ottenere poi dei risultati concreti in quello che stava facendo, ma anzi a volte creando anche dei casini purtroppo con le banche, debiti, ed è quello che poi stavo facendo anch'io. Facevo tanto, mi stressavo tanto, ma alla fine mi trovavo un pugno di mosche in mano. Perché non basta il fare, è importante perché c'è anche chi non fa nulla e quindi è ancora peggio, ma non basta il fare se non c'è magari una strategia, un metodo, un modo per fare nel modo Io giusto. non mi ero resa conto che tutto quel fare mi aveva portato comunque uno stress. Cioè, ero stressata e non me ne rendevo conto. Nonostante dicevo che il lavoro mi piaceva, mi produceva stress, non stavo bene con me stessa. E questo si rispecchiava nella relazione con le bambine, con la famiglia, con E tutti. complimenti perché non è nemmeno in quella situazione facile ammetterlo. Perché quando ti crei la maschera del va tutto bene, il Ma lì lavoro non mi lo piace. ammettevo. Adesso lo ammetto, No, prima non dico, lo ammettevo. adesso lo ammetti, non era facile ammetterlo, cioè fare questi passaggi che poi hai fatto. E quindi, wow. Cosa senti che poi iniziando questi percorsi ti ha fatto fare invece questo salto di qualità? Cioè, quali strategie o quali modi di pensiero, quali atteggiamenti hai messo in campo e hai usato per cambiare poi i risultati che ottenevi? Allora, sul lavoro sicuramente è stato proprio un cambio di mentalità. Ho incominciato a capire che non dovevo più pensare a guadagnare, a fare soldi, a cercare clienti e piano piano, ma neanche tanto piano poi in realtà, quasi per miracolo, i clienti sono arrivati loro da me. Perché i clienti stessi percepivano quell'energia che io avevo di quasi paura di chiedere loro dei soldi, paura di far vedere il mio valore e di dimostrare quanto comunque era importante per me che loro seguissero il mio percorso, le mie idee, i miei consigli. E quindi questa paura mi bloccava. Capendo invece, facendo un lavoro di introspezione su me stessa, è stato più facile farlo nell'ambito lavorativo che nell'ambito familiare, indubbiamente, perché ho iniziato da Ha lì, iniziato da lì. Senti però che, perché lì senti che hai più il controllo, dipende sì. da te, no, è difficile lo stesso, ma quando c'è un'altra persona di mezzo. Assolutamente. Però in quel modo ho capito che già solo switchando proprio il pensiero avrei avuto un contatto diverso con il cliente. E il cliente questo lo percepiva. E prima avevo anche tanta paura della concorrenza, stavo sempre lì a controllare cosa facevano gli altri. E a un certo punto ho detto no, io comunque ho il mio stile e non devo attirare tutte le persone, vanno bene quelle che sono giuste comunque per me, Esatto, perché e ha iniziato questo a scegliere, a selezionare. E esattamente. questo è proprio un cambio di mentalità, ma anche proprio di stato, cioè Sì. senti che l'opportunità non è la tua, ma è l'opportunità degli altri perché tu ti stai dando Esattamente. valore. Questa è la cosa più importante che accade Esattamente. in questi percorsi, cioè inizi proprio a darti valore e di conseguenza poi ti cambiano tutte le cose intorno. Cos'altro è cambiato? Perché comunque c'è la parte di atteggiamento, ma poi hai fatto anche qualcosa di pratico. Di marketing, hai applicato delle strategie, Sì, cosa hai fatto? ho iniziato comunque a pubblicare i miei video, anche se Ok. all'inizio ero bloccatissima perché ero proprio ero alla ricerca della perfezione che ovviamente non c'è. Ho iniziato a pubblicare i video, a farlo però in una maniera di aiuto, cioè anche quando comunque anche altri mastermind mi hanno chiesto consigli sul mio lavoro, l'ho sempre fatto partendo comunque da uno spazio di aiuto. E di sapere che potevo essere comunque d'aiuto alle persone su questo settore e Sono quindi messo al senza dover servizio. esattamente, senza dover pretendere nulla. E comunque strutturando e organizzando la mia agenda, cioè per me l'organizzazione è diventata proprio una cosa fondamentale, perché pensavo di essere organizzata, ma non ero organizzata, perché in realtà ero sempre intrappolata nel fare. Lo stress non Invece è organizzato, cioè no, stress significa che. assolutamente, perché poi magari arrivava la mail, arrivava la telefonata e quindi invece adesso ho creato un'agenda molto ben strutturata che divide molto casa, lavoro e nello stesso tempo libero per me, che non c'era, non esisteva proprio, pur lavorando, pur guadagnando di più, lavoro meno. E ho tempo libero per me, ma il tempo libero per me significa tempo di qualità in famiglia, Certo. significa comunque fare attività
che mi piacciono, significa fare la formazione, venire ai corsi di formazione, cioè per me una volta... Sembra utopico per chi magari è nella tua situazione... Sì, non avrei mai pensato una cosa del genere. Di guadagnare di più e lavorare meno, esatto. Cioè una cosa che le persone, no, quando le dici no, non è vero, non esiste. Non avrei mai pensato di potercela fare, invece ho capito che comunque con una organizzazione e una divisione dei compiti, ma c'è stata anche tanta determinazione comunque di... voler proseguire obiettivo per obiettivo e spezzettare il grande obiettivo annuale in piccoli obiettivi più piccoli, perché facendo piccoli passi poi piano piano sono riuscita ad arrivare alla destinazione. Hai fatto comunque, ora non mi ricordo i numeri, ma hai fatto dei risultati sì, pazzeschi. Sì, ho raddoppiato, più che raddoppiato il fatturato dell'anno precedente e già quest'anno... Già sei a un buon punto. Sì, diciamo che a gennaio già siamo a un buon punto dell'obiettivo. Che prospettive hai? Cosa pensi di fare nei prossimi anni? Mi dicevi che stavi avendo dei pensieri. Sì, ho tante idee. In realtà voglio sempre più spingermi su questa idea di fare coach nel mondo dell'abitare. Perché comunque sia il cliente che viene da me, sia chi deve vendere, che deve comprare, ha quella necessità di aiuto che dura comunque diversi mesi, perché comunque cambiare casa è un percorso e quando ci sono più persone all'interno dello stesso nucleo familiare diventa ancora più complicato, perché magari quello che piace a uno non piace all'altro. Certo. E quindi non limitarmi più a indicare ai clienti di focalizzarsi su magari gli aspetti proprio esteriori di una casa, ma andare proprio anche nell'animo dell'abitare, nell'animo della casa. E fare quindi un percorso dove dovrò un attimino strutturarmi anche con qualcuno, perché bisogna che incominci a delegare un po'. Esatto. Perché... nella tua fase devi poi iniziare a creare una struttura. Sì. Cioè quando inizi a ottenere risultati, sai comunicare, ti dai valore, allora lì poi non è obbligatorio ma si può fare lo step. È nel mio progetto. Lo step successivo. Quindi figata, c'è più libertà, lavori meno, guadagni di più, lavorativamente top. Sì. E in tutto questo... noi lo chiamiamo gruppo di pari, no? Le persone che hai conosciuto in questo percorso, in questi percorsi che abbiamo fatto insieme, che hanno fatto il percorso con te, quanto sono stati d'aiuto e in che modo? Perché a volte anche questo concetto, il gruppo di pari, no? Soprattutto quelli un po' più timidi, dici, ma io non parlo con nessuno, e quindi è difficile per le persone che non conoscono il mondo, magari anche per te prima lo era, no? Immaginare quello che poi hai vissuto, quindi magari fare degli esempi su come l'hai vissuto tu, cioè in che modo ti ha aiutato e come l'hai vissuto. Io ero molto diffidente sul gruppo di pari, proprio perché comunque sono stata sempre abituata a farcela da sola e quindi anche in questo percorso all'inizio non ho sfruttato appieno il gruppo di pari e io stessa sono rimasta un pochino fuori, un pochino... No, ho cercato di non creare tanto gruppo, non ho stretto delle amicizie molto forti, perché credevo che non ce ne fosse bisogno. Invece piano piano, i vari eventi, i vari incontri, non solo ho capito che ogni connessione che si creava tra me e l'altra persona non era casuale, perché nelle condivisioni, soprattutto le ultime, veramente degli ultimi eventi, nelle condivisioni, in quello che loro dicevano, io mi rivedevo tantissimo in altre dinamiche che mi erano accadute a me, e sia all'interno dei corsi, quindi sia durante gli eventi, durante le condivisioni, ma anche fuori, perché comunque sia, appunto, come dicevamo prima, condividi tutto, incontri persone che hanno avuto storie diverse, ma magari con dinamiche simili e risultati simili, oppure storie con dinamiche diverse e risultati simili. Cioè è stata veramente una connessione forte tra loro ed è fondamentale il gruppo di pari. Adesso il confronto, che prima non capivo, ora è ben chiaro ed è un supporto costante, anche se si tratta di settori totalmente differenti. Sembra proprio di stare in una connessione di cervelli, non so come chiamarla, cioè una connessione tra di noi, perché vengono fuori anche idee nuove, cioè parlando insieme su settori totalmente diversi possono venire anche idee innovative. Sì, perché uno che è dentro il tuo settore è già un po' più introdotto e schematizzato, no? Un po' il paraocchi, invece chi arriva da fuori può vedere cose, a volte magari vede cose che non c'entrano. Che io non avevo magari mai notato. A volte invece ti fanno notare quella cosa ed è successo. Può fare la differenza, assolutamente. Sì. E, invece nella sfera personale cosa,
cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa. Già avere più tempo, immagino, per i figli, no? Quello che hai detto, insomma, per la relazione per i figli, già immagino è tantissimo. Cos'altro oltre questo? La sfera è cambiato tutto, perché, vabbè, innanzitutto il mio compagno, quando ho capito che non dovevo più stargli addosso e dirgli che doveva cambiare, ha iniziato a cambiare da solo. Perché hai dato l'esempio. Esattamente. Infatti verrà al prossimo Dal Sogno al Successo a marzo. E me l'ha detto lui, non gliel'ho detto neanche io. Aspetta. Di venire, me l'ha detto lui. E quello per me è stato già un grandissimo cambiamento. E nelle relazioni, quindi nella famiglia, sicuramente ho visto questi risultati con lui, ma anche con le mie figlie, perché purtroppo il mio fare dava questo stress anche a loro, e quindi le vedevo che comunque, poverine, nel loro piccolo, anche loro mi dicevano: mamma, dobbiamo fare questo, 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 e quindi era un modo mio di dare stress a loro che non andava bene. E invece adesso il tempo che passo con loro, anche se a volte può sembrare meno perché mi prendo dei giorni, vengo fuori, è molto più di qualità e c'è un legame molto più forte. Ed è davvero una bellissima cosa. E nelle relazioni con gli amici anche, perché si sta creando, soprattutto qui dove vedo persone comunque affini, una bella intimità, è molto bello, mi sto aprendo. Sara, cosa senti di dire ad una persona che magari guarda questo video e un po' si è rivista nella tua storia, con quello che ci hai raccontato, e sta pensando magari di fare il passo, cioè di iscriversi al corso, di leggere il libro, insomma, di iniziare in qualche modo, ma magari è un po' bloccato, ancora non ci crede, che è normale che sia così. Cosa ti senti di dire? Di darti la possibilità di accogliere un qualcosa di diverso nella tua vita, perché se finora hai fatto sempre le stesse cose e hai ottenuto gli stessi risultati, facendo una cosa diversa magari i risultati cambiano, e anche in maniera inaspettata, smettendo di criticare, di lamentarti, ma veramente facendo piccoli passi, perché i passi che ho fatto io sono davvero piccoli, ma mi hanno portato in una direzione totalmente diversa. Quindi datti la possibilità di fare questo corso, questa prova, insomma, per te, per la tua famiglia, perché anche le persone che saranno intorno a te poi lo noteranno. E poi mi sento di dire che non bisogna mai smettere di sognare. Bello. Grazie, Sara. Grazie, Dani. Grazie.